La favola. La parola favola deriva dal latino fabula, che significa racconto. È un testo narrativo breve che ha lo scopo di trasmettere un insegnamento attraverso l'esempio. Di solito il tempo e lo spazio in cui avvengono i fatti non sono definiti. I personaggi a volte sono uomini o divinità. I personaggi sono spesso animali, ma anche piante e oggetti che pensano, parlano e agiscono come gli uomini. Rappresentano vizi e virtù umani. Nella tradizione occidentale, per esempio, la volpe è simbolo di furbizia. Il leone, come il lupo, rappresenta la forza e la prepotenza. La pecora, l'agnello e la capra sono simbolo di debolezza e ingenuità. La tartaruga è spesso simbolo di saggezza. La favola presenta di solito uno stile semplice. Le frasi sono brevi e il linguaggio accessibile. Compaiono brevi dialoghi e monologhi, spesso quando un personaggio si rivolge a se stesso. La favola si articola in tre momenti: la situazione iniziale, durante la quale si presentano i personaggi, lo sviluppo, che definisce lo svolgimento della vicenda, e la conclusione, che può essere positiva o negativa. La morale, cioè l'insegnamento, può comparire all'inizio o alla fine. Può essere esplicita, cioè scritta, oppure implicita e si capisce ragionando.